Piazza Corte Gabbia. Ho portato Nicola, il più piccolo, al nido e le altre due sono già partite con il pullman. E adesso io di solito a quest'ora vado in azienda. Che bel fiore, Rosetta! Guarda, questo te lo do a te. No, grazie, che bel, con questo. Facciamo il risotto. Facciamo il risotto? Ah, anche? Fantastico. Giuseppe, buongiorno! Buongiorno! Si ricorda di me? Il treno è binario 8, è in orario, per cui 6.52 ce la facciamo fare colazione, ok? Sto aprendo questo tubo, che così si pulisce, e dopo gli metto appena appena una chiusa, perché l'acqua invece di venire tutta qua poi la facciamo andare anche più avanti. Abbiamo le nostre scadenze, quindi a volte ci si sposta anche dal paese, si va altrove e ci si organizza le giornate in base alla scaletta settimanale che ci si fa, che dopo però è sempre piena di imprevisti. Beh, qua ce n'è di lavoro da fare. C'è sempre da mettere a posto, specialmente i trattori vecchi. Dai, ma guarda quanti che ce ne sono. È come un anziano, bisogna stare dietro. Per me comunque questi piccoli viaggi è anche un momento dove mi rilasso, rifletto molto, e pur essendo anche un viaggio per lavoro, però è anche un momento che rimango da solo. Certo. E quindi mi concentro, rifletto, insomma, di solito torno stanco ma anche ricaricato. Vedi, non sono come quelli che si compra in paese, no, al supermercato. No. Sì, come vedi non sono troppo belli, sono belli, però sono genuini. Appunto. Queste alghe soffrono queste piantine e tutti a noi rimane la pianta principale una sola. Se invece con questa tecnica mettiamo l'acqua, poi la tiriamo via, le alghe si staccano, dopo la rimettiamo, con questa tecnica noi riusciamo a fare in modo che la pianta madre riesca a mettere i figli attorno, e quando andremo a tagliare il riso a settembre non ci troviamo una pannocchia sola di riso, ma ne troviamo attorno alla pianta 5-6. In particolare comunque tu ti occupi amministrazione, personale, cioè personale, e quindi buste paghe, tutto quello che ci va dietro, orari di ragazzi, quindi anche giornalmente controllo gli orari che fanno, sempre dalla mia postazione, se qualcuno è malato arriva il certificato, se qualcuno ha ferie si sa che non c'è, si organizza il lavoro. Poi ecco, vedi, poi mi chiama il dentista per la bambina. Mettiamo in moto un trattore. Ma dai, ma perché funzionano ancora? Ma guarda che devi avere pazienza, perché occorre tanto tempo, perché dobbiamo scaldare la testa. Ah, ho capito. Mica come quelli nuovi, premi un pulsante e vai in moto subito. Chi avrebbe mai detto che da lì a qualche anno fossimo anche a New York? Chiaramente tutto nasce da un viaggio che ho fatto io nel 2007, dove ho visto questa città meravigliosa che io... È la prima volta, vero? La prima volta che andavo a New York. Ti sei innamorato come accade in 99.9%. Allora, è una città che non so se potrai vivere a lungo, però è una città che ti dà tanta energia, tanta adrenalina, piena di attività, piena, insomma, a New York è inutile dire, nasconderlo, è un po' il centro del mondo, sì, delle mode, delle tendenze. Facendo delle prove, dopo metà mattinata, quando le ragazze fanno il break, li porto a assaggiare il risotto che ho fatto. Ma dai, veramente? Il risotto, ho fatto qualche specialità o qualche... Le porto, le assaggiano e mi dicono sì, va bene, non va bene. Qua ci sta entrando dentro quella che abbiamo aperto prima. Ah, ok. Adesso facciamo in giro, vediamo come sono messe, ma dovrebbero arrivare a domani mattina, dovrebbero essere già riempite. Speriamo. Per fermare, ecco, infatti sta venendo l'acqua qua. Direi di sì. Ok ragazzi, quanti la tiriamo?
tu se c'è bisogno. Se si passa dallo spaccio che nessuno è libero, perché chi ha il telefono, chi sta comunque con un cliente, allora passo da una mano che lo spaccio, quindi si fa tutto. Ma insomma, tutto, ma sei una tutto pare, Francesca, no, dai, alla fine bravissima, brava. Avete capito, no? Che i risotti della Rosetta non è che è una cuoca per la famiglia, però alla fine i suoi risotti vanno a finire in carta. Cioè, qui siamo al cospetto di uno chef, insomma, per dire. Ah, i bulloni di Ottone? Te che li facciamo vedere, sì? Allora, si usava l'ottone anche nelle targhette e tutto. Dopo è stato vietato. Ah, come mai? La guerra è stato vietato perché serviva per fare le munizioni e i cannoni. Ah, ho capito. Eh sì. Allora gli altri trattori che vengono fuori dopo le targhe di alluminio. Oggi andiamo a Roma perché appunto da febbraio abbiamo aperto anche questa qua. Roma è nata tutto, è nata velocemente, cioè da un'idea di risotteria, di una terza risotteria, alla proposta di un amico di un locale su Roma che abbiamo visto che poi non ci era piaciuto, da lì la scintilla. Però lì c'era la voglia, cioè ho visto il locale, mi è piaciuto, però vi è rimasta l'idea, la visione anche lì, e quindi sì, vi siete organizzati per... Ecco, e poi anche la fortuna di trovare il posto, tu vedrai che comunque è piccola ma è molto carina, poi una zona centralissima di Roma. Sì, vedi che sta, i figli stanno... Vedi questi, questi sono tutti i figli che stanno nascendo. Eccolo qua. Questo è tipico del violone nano, che si vede nella parte della foglia, iniziale della foglia, che è violastro. Entriamo qui nella risotteria. Sì, perché? È un metodo che non conosco, cioè fa un litro di brodo, insomma, brodo vegetale, brodo di carne, e mezzo litro di mezzo chilo di riso. Ah, ho capito. E dopo come fai? Dopo, quando bolle, metto giù il riso, faccio levare il bollo, bollone, insomma, sì, e dopo metto il coperchio e lo lascio lì un quarto d'ora. Intanto io posso apparecchiare la tavola, preparare il vino, il formaggio. Ah, cioè è una cottura per assorbimento, alla fine dopo di brodo quanto ne rimane? Si assorbe tutto? Si assorbe tutto, sì. Vale la pena farle funzionare e anche tenerli sempre in funzione per ricordo e anche per fare qualche manifestazione. Ma ascolta, e allora ma tipo ci si può fare anche un giro? Possiamo fare un giro, però mi dà anche il piacere. Perché? Scaldare, metterlo in moto, perché bisogna scaldare la testa. Ah, io pensavo così si partesse. Questo è un trattore a testa calda, si chiama. Ah, ho capito. Ti assomiglia, Giuseppe, a testa calda? Lo buttiamo in moto, dai. Vediamo, dai, sì. C'è tutta una procedura. Ah, guarda. Adesso userò quelle, è il po' moderno, altrimenti prima avevano la lampada a mano che facevano andare il fuoco. Beh, adesso questa qua è un pezzo di storia, che è una testimonianza che ci regala Giuseppe qua in diretta. Adesso deve venire rossa la testa all'interno della testata. Ah, è che si chiama calotta. Ah, ok. Che lì dove viene spruzzato il gasolio e allora prende fuoco. Di fronte a noi abbiamo il Quirinale. Ecco, vedi, Serena, la fortuna di venire a Roma in risotteria è quello poi di passare davanti tutte le volte che si viene qua a dei monumenti importanti di tutto il mondo, come la Fontana di Trevi. Fantastico. Okay? Attenti anche un po' alla cottura, perché a volte il riso cuoce prima rispetto in altri periodi. Sì, al tempo della semina
riso, dicono quelli di una volta, è vero, va in amore. E il riso si cuoce prima. Ah, ho capito. Questa è una questione... E allora bisogna stare attenti. Ho capito. Alla cottura si dà qualche minuto o due di meno. Sì. Allora Luca, adesso hai aperto e quando... e sta andando in questa risaia di qua. Certo. E quando questa risaia qua sarà riempita, mi dicevi... Cosa succede? Che quando adesso questa si riempie, noi dopo facciamo un delle asticine, no? Dove ci sono le chiuse, facciamo un livello e quella rimane a quel livello lì. L'acqua in più sta, salta e se ne va e la diamo agli altri. E va avanti. Però questa si svuota, allora che succede? Che noi dopo, una volta che si è riempita quella sotto, questa qua, mettiamo giù le nostre asticelle di legno e la portiamo anche questa a livello. E piano piano andiamo a fare a livello anche questa e anche l'altra che c'è sopra, fino ad arrivare dove entra l'acqua. Una volta che sono a livello, l'acqua in più tramaccia e la lasciamo andare. Per l'acqua in più dopo di noi. Passa sopra le asticelle e quindi va straborda. Brava. Dopo, okay. Se tu tiri via l'asticella, la risaia la tieni cosiddetta in cucina, vuol dire acqua non acqua all'interno. Sì. Oppure se ne metti, se la rimetti l'asticella, allora la risaia rimane allagata. Okay. Però noi in questi momenti che c'è scarsità d'acqua, la possiamo anche tenere in bagno asciuga. Sì. E l'acqua in più la mandiamo. Ho ricevuto una telefonata dall'Istituto Comprensivo di Scuola di Isola della Scala, perché sabato abbiamo le premiazioni ai ragazzi che hanno fatto le Olimpiadi della Matematica e come azienda abbiamo deciso di fare da sponsor a questa iniziativa per dare una mano, per aiutare le realtà del paese che giustamente a volte necessitano di qualche contributo, sì, di qualche appoggio anche diciamo organizzativo. E comunque siete tutti genitori, esatto, voi, voi fratelli, quindi insomma avete anche una sensibilità. Sentiamo anche un po' in dovere, sì, la sensibilità di aiutare, ecco. Bene. Che magari questo è un lavoro che ti dà alla fine soddisfazione, perché vedi il risultato di tutto il tuo lavoro, metti la passione per, sì, fare un prodotto che dopo sai che verrà mangiato da migliaia di persone, dunque ci metti tutto l'impegno, la buona volontà e alla fine la passione viene ricompensata. Insomma Rosetta, direi che è andata bene. Sì, ce n'è più. Visto? Gli ha mangiato tutto. Ha mangiato tutto, sì. E tu? Adesso tocca a noi? Sì, adesso lo sentiamo anche noi. Sì. Ecco Rosetta, ecco, le coghe qua. Sì. Casa.